Termine dell'incontro importantissimo, abbiamo i due allenatori, Luca Monacelli e il nostro Maximilian Milli. Allora, ultime sgambate prima di un inizio di un campionato, identico campionato, Serie C Gold. Che partita è stata, Luca, e qual è il risultato, diciamo così, della forma dei ragazzi, se c'è qualche margine di miglioramento prima di iniziare il campionato? Ma è stato un ottimo test per noi, perché giocando contro una squadra forte come Arezzo, abitua i miei ragazzi, che sono molti giovani, alcuni addirittura minorenni, quindi fa solo che bene sgrugnare contro una squadra così, così forte. Margini di miglioramento ne abbiamo, perché oltretutto ci mancano alcuni elementi importanti che devono rientrare. In questi 10 giorni che mancano all'inizio del campionato speriamo di recuperarne qualcuno e affinare un po' le nostre situazioni. Luca Monacelli è stato giocatore qui ad Arezzo per 3 anni consecutivi in Serie C, quindi che ricordi hai della nostra città? Ottimi, ottimi, sono stati 3 anni fantastici. Per un perugino stare bene ad Arezzo è quasi un controsenso, in realtà è stato così, mi sono trovato molto bene con la famiglia Fracassi allora, e purtroppo perdemmo lo spareggio per andare in Serie B, però i ricordi sono sempre ottimi. Tutti danno questa formazione aretina, la formazione da risultati conseguiti chiaramente, non dalle previsioni, perché siamo solo in precampionato. Ecco, siamo, volevo dire, non è che sia c'è entusiasmo iniziale, ma l'entusiasmo si spegne subito quando le partite inizieranno a essere importanti. Noi siamo una buona squadra, non siamo la squadra favorita sicuramente per poter fare il salto di categoria, abbiamo dei buoni giocatori, abbiamo come compito il primo compito, diciamo, il primo obiettivo è di salvarci il prima possibile, e poi dopo inserire i ragazzi all'interno della squadra. Non abbiamo mire pretenziose, dobbiamo cercare di migliorare. Oggi abbiamo fatto un piccolo passettino indietro da un punto di vista difensivo, la strada è lunga, i facili entusiasmi per 2 o 3 vittorie contano veramente poco, anzi bisogna stare molto con i piedi per terra, perché il livello del campionato è altissimo e già lo si vedrà da domenica con Agliana, che è una squadra super attrezzata, insieme forse a Chiusi e ad altre 2 compagini sono le prime 4-5 squadre del campionato. Ecco.